è arrivato il momento di parlarne. E buongiorno a tutti ragazzi, io sono Francesca e benvenuti o bentornati in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Non so se dal titolo l'avrete già capito, ma c'è una grande novità in arrivo. Però prima di partire con il video, come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento e condividere con tutti i vostri amici, di passare a tutti i link in descrizione ragazzi, perché ci sono tutti i miei social, ormai lo sapete, Instagram è quello più importante dove pubblico di tutto e di più sulla mia vita, mi raccomando, c'è anche TikTok, Facebook, tutto e di più in descrizione, mi raccomando. E un'ultima cosa, se vi va ancora non l'avete fatto, continuate ad iscrivervi a questo canale, attivate già che ci siete anche la campanellina per non perdervi altri video che carico sul mio canale YouTube. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a parlare di questa cosa che comunque era in programma da quasi un mese, però non era ancora del tutto sicuro. Prima di farlo però ci spostiamo nella vecchia postazione di una volta. Andiamo! Ed eccoci qua, proprio nella vecchia postazione. Non è la primissima, perché la primissima che avete visto era quella dove parlavo frontalmente, praticamente dal computer frontale, ma questa diciamo è stata la postazione più definitiva nel corso di questo mesi sul mio canale YouTube. Ebbene sì, vi sto facendo tutto questo discorso perché finalmente cambierà tutto questo. Non solo la postazione, ma cambierà tutta la mia camera. Perché cambierà tutto questo? Perché andrò a rifare dei lavori di ristrutturazione proprio in tutta la casa. Quindi tolgo tutta la mia camera, quindi l'armadio che magari avrete visto in qualche mio video, letto, scrivania, tolgo tutto quello che c'è qui dentro e la faccio da capo a fondo, praticamente dalla testa ai piedi. Vi parlo in linea generale, la prima cosa che andremo a fare saranno i pavimenti cambiati in tutta la casa, quindi non solo in camera mia, ma in tutta la casa. Cambieremo i pavimenti, poi cambieremo tutto il bagno grande, che penso voi non abbiate mai visto perché penso vi interessi, e un altro bagnetto piccolo che ho di là. Infine in sala si cambia solamente il colore delle pareti, niente di che, penso che facciamo tutto bianco, ma non quel bianco acceso, è un bianco diciamo più panna, ecco, più scuro. In camera dei miei si cambia solo il pavimento e i colori delle pareti e basta. In cucina la stessa cosa, la cucina rimane tutto questo, si cambia il pavimento eccetera. Quindi la cosa più grande, oltre a rifare proprio totalmente da testa a fondo anche i bagni, è la mia camera. La mia camera come diventerà? Diventerà che qui dietro a me, in questo preciso istante dove vedete me con dietro la mia scrivania, i miei monitor, ci sarà un bellissimo armadio che partirà proprio da qui fino alla fine del muro. Uno di quegli armadi grandi con le ante scorrevoli, così che quando apro non prendano comunque tutto lo spazio che c'è della camera. Poi di là, che adesso vi faccio vedere, quindi abbiamo detto che l'armadio da dove ero io prima arriverà proprio dove c'è lì la scarpiera, un pochino prima. Dietro di me cosa ci sarà qui alle mie spalle? In fondo andrò a mettere il letto a una piazza e mezza, quindi anche quell'armadio che vedete lì dietro la porta ci sarà tutto vuoto, e lì in fondo attaccato al letto, attaccato al muro di là e verso di là, il letto a una piazza e mezza, vicino al letto il comodino, e poi esattamente qui dietro alle mie spalle, da qui fino al comodino, praticamente fino a un po' più là, quindi circa 1,80 m, ci sarà la mia scrivania. E lì, ragazzi, la rivoluzionerò perché per ora come secondo monitor tengo la televisione. Poi però sto mettendo i soldi da parte per davvero fare una postazione ideale per YouTube e per magari iniziare le live in streaming. Quindi mettermi i soldi da parte cosa significa? Prendermi un computer fisso, e la mia idea è prendermi uno di quei Mac nuovi che ci sono. Prima di continuare il discorso vi rigiro nella postazione di prima perché così non mi piace.
Eccoci qua, vi ho rimesso lì nella postazione di prima, stavo dicendo, mi piacerebbe mettere la televisione, utilizzarla di fronte al letto con un braccio mobile come televisione e sulla scrivania prendere il computer, il Mac che ho, utilizzarlo come portatile e come fisso appunto nei nuovi Mac, gli iMac M1, tutti quelli colorati, sottili, che ci starebbe benissimo. La scrivania perché la faccio lunga 1,80 m? Perché in mezzo non avrò cassetti, non avrò niente, così che io sul lato, quindi su magari un lato destro, metto il mio computer fisso, il computer portatile in questo caso, per adesso, e lo utilizzo per montare, editare video, per vedere video, per stare al computer, eccetera, eccetera, per studiare. Dall'altro lato, verso sinistra, ho tutto lo spazio possibile ed immaginabile per mettermi con i libri e studiare sui libri se ne ho bisogno. Quindi ho davvero tantissimo spazio sulla scrivania. Ovviamente poi il mio pensiero è mettere i LED come questi che state vedendo tutti attorno alla scrivania. Sopra la scrivania, non so se avete presente quei cubotti da appendere, metterci dentro tutti i vari libri, tutte le varie cose, e sopra metterci l'iniziale del mio nome, quindi la F, quella spessa che si illumina sempre. Quindi fare davvero una cosa figa. Ovviamente non sto qui, non vi ho detto proprio tutto, quindi i colori eccetera, perché diciamo questa sarà una nuova serie che porterò da quando inizieranno i lavori fino ovviamente a quando finiranno, così che li seguirete insieme a me passo per passo. Vi dico già adesso che tra una settimana, quindi domenica prossima, io non starò più in casa mia perché appunto inizieranno già i lavori e andrò a casa di mia zia, quindi se farò qualche video ci sarà una location diversa, ma appunto perché non è che è già finita la casa così, ma perché appunto sono a casa di mia zia, perché qui devono fare i lavori, devono spaccare il pavimento e tutto, quindi non posso starci dentro ovviamente. E quindi vi porterò passo passo in questi lavori, poi vi farò vedere i vari colori che ho scelto, le varie cose e tutto e tutto. Ovviamente una volta finita poi vi farò il video completo di tutta la mia camera, vi farò vedere come ho impostato le luci, come ho messo i LED, i vari quadri, tutto e di più. Quindi poi la mia intenzione, come vi ho detto, è anche mettere un microfono fisso con un'asta del microfono per fare i video sulla scrivania con qualità davvero superiore rispetto magari ad adesso. E quindi nulla, quindi questo era un aggiornamento che finalmente dopo più di un mese sono riuscita a darvi, perché prima non potevo, perché sì, si parlava ma ancora non era tutto deciso, non si sapeva se si faceva, non si sapeva quando, dove, come, non si sapeva ancora nulla. Adesso ho la certezza, sabato, domenica, che dovrebbero essere il 7 e l'8 giugno, vabbè, in quelle date lì, comunque inizieranno i lavori, ci vorrà all'incirca un mese e mezzo, quindi per metà luglio, i primi di agosto, spero anche prima, dato che iniziano i primi di giugno, magari massimo metà luglio, dovrei essere di nuovo in casa mia e niente, ci divertiremo molto perché vi porterò vari diari, varie cose e quindi ci inizieremo a divertire davvero sul serio anche su questo canale. E nulla, comunque questo era più un video informativo, poi vi farò davvero vedere bene cosa accadrà alla casa quando sarà smantellata, perché comunque per chi mi segue su Instagram ho già messo i vari video su Instagram di scatole che sono strapiene, fortunatamente adesso le abbiamo portate giù nel box perché dobbiamo sgomberare tutto. E quindi nulla, poi vi terrò aggiornati sia su Instagram e anche qui su YouTube con i vari video passo passo con il lavoro. E quindi nulla, io vi ringrazio per la visione, come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento, condividete con tutti i vostri amici mi raccomando. Se non siete ancora iscritti e vi fa piacere, iscrivetevi a questo canale, attivate già che ci siete anche la campanellina per non perdervi altri video sul mio canale YouTube, mi raccomando fatelo. E infine passate a tutti i link in descrizione ragazzi, perché soprattutto su Instagram, sì, porterò i vari video su YouTube, ma su Instagram avrete i vari passi del lavoro eccetera, news in anteprima, quindi passate da Instagram e ci sono tutti i vari social qui sotto in descrizione, mi raccomando. E nulla, noi come sempre ci vedremo in un prossimo video con un prossimo episodio del genere, con tante altre tipologie di video. Ciao ragazzi!